Buonasera, ben ritrovati, spero stiate tutti abbastanza bene, eh, vi ringrazio di essere con noi, questa sera facciamo una, eh, una cosa un po' diversa con un personaggio che voi già conoscete che è il direttore del Dipartimento di Psichiatria della ASCN1 di Cuneo che comprende anche il eh, reparto dell'azienda Santa Croce Carle, come voi sapete la psichiatria ha servizi territoriali, esatto, esatto. buonasera a tutti, <ride> il dottor Francesco Tralieri. Risso è un amico nostro sempre, spessissimo con noi, noi siamo molto, molto contenti, eh, mh, dicevamo servizio… Di Sabrina, appunto, che è è rivolta all'aspetto territoriale e all'aspetto ospedaliero, quindi ci sono tre reparti di psichiatria, uno come dicevi tu nell'azienda ospedaliera, l'altro Savigliano e Mondovì mm. e poi servizi territoriali. E servizi territoriali, perché eh, uno psichiatra questa sera, psichiatra che voglio ricordarlo è anche neurologo, lui ha una doppia specialità eh, ed è anche eh, importante perché eh, è compagno di specialità, eh, proprio eh, di scuola Lopiano. di specialità del professor Lopiano che è stato nostro ospite e lo sarà mh, probabilmente ancora. Eh, quindi mh, lui è qui questa sera per fare una specie di discussione con, con me che sono un anzianotto psicologo. <ride> allora, ehm, il motivo di questa discussione eh, è direi eh, quasi una prosecuzione del, del nostro lavoro sul cervello, nel senso che sul cervello si sono confrontati storicamente eh, tanti personaggi, eh, a partire dall'antichità, no? gli egizi, eh, le prove che facessero la trapanazione del cranio ci sono di sicuro. Eh, Ippocrate, eh, le tavolette a sire che definivano già molte delle caratteristiche di quello che è oggi il più moderno manuale no? di SM5, siamo partiti da 1, mm. siamo a 5, eh? che è quel manuale di cui poi magari parleremo perché è un manuale che ha rivoluzionato anche la psicologia clinica. Ecco, probabilmente. Potrebbe essere interessante proprio capire dove si trovano in questo momento le due realtà che si occupano insieme alla neurologia ovviamente, che abbiamo già ampiamente espresso qui in queste nostre trasmissioni, del cervello. In sostanza la neurologia ci dice come è fatto, come funziona, la psicologia ci dice come si manifesta questo funzionamento, ecco guardo Francesco perché ha il compito di correggermi e un po' di no, intervistarmi, no. No. quindi <ride> il ruolo si scambierà. Cioè, di, Se non sono d'accordo di... intervengo. Ecco. <ride> Eh, abbiamo stabilito che il nostro regista Mariano fa da arbitro, per cui se la discussione andrà peggiorando lui ha l'autorizzazione a intervenire. Ecco, dicevo, come, come si manifesta eh, attraverso alcuni elementi, eh, uno l'avete visto già in azione, l'intelligenza, altri il comportamento l'abbiamo citato. Altri, eh, per esempio, eh, il modo di percepire, di organizzare il rapporto con la realtà e anche come eh, colorarlo attraverso le emozioni, attraverso i sentimenti, attraverso poi i comportamenti interpersonali. La psichiatria, adesso lo dirà lui che cosa fa la psichiatria, mm. visto e considerato che <ride> è sicuramente un testimone del tempo, nel senso che, pensate, ci sono delle date storiche. Nel 1980, in pratica, veniva promulgata in Italia la legge 180 che di fatto chiudeva le fabbriche della follia, come si chiamavano loro, le istituzioni negate, no? e eh, quindi chiudeva i manicomi e eh, apriva questo discorso della, eh, di una psichiatria... psicologica Alla conquista del territorio. Alla conquista del territorio, benissimo, tipo la conquista del... Eh. Re. E vedeva per la prima volta ufficializzato quello che era già entrato... E, diciamo nelle attività manicomiali ed era la figura dello psicologo clinico, perché questo psicologo clinico era entrato nel 1968 con la riforma Mariotti. Riforma Mariotti, ah. Mariotti eh, del 1968 parliamo del secolo scorso, arribile, eh, aveva introdotto la figura del primario psicologo equiparato psichiatra e dell'aiuto. Uh, allora le figure dell'aiuto c'erano ancora. Gli ospedali, la divisione, la distinzione era assistente, aiuti eh e primari. Allora il nostro amico Francesco Risso andava ancora a scuola. Esatto. Non pensavi di farlo lo psichiatra? Già ci pensavi. No, pensavo no. appunto eh, Nicolai, a quello sì, che, che sì. dicevi tu, e tanto grazie del, del, dell'invito. In effetti in quegli anni lì, eh, che sono stati appunto quelli della, della, eh, della legge 180, è stato anche il momento in cui si è divisa, eh, infatti ho fatto piacere quello che hai detto, la neurologia e la psichiatria, quindi ero molto in crisi, perché? Perché io pensavo di fare il neurologo e poi eh, invece c'era già questo diciamo, allontanamento, ecco, che c'è stato, perché una volta, io ricordo ancora adesso, tu ti ricordi senz'altro, quando, uno entra all'Università di Torino in via Cherasco, c'è scritto Clinica delle Malattie nervose e mentali no? e insieme al, a, ed erano insieme, c'era la neurologia e la psichiatria. E poi, eh, come hai detto bene tu, ecco, poi c'è stato questo allontanamento di queste due discipline che appunto, come hai detto bene tu, si occupano diciamo, eh, delle malattie neurologiche, la neurologia, eh, con, diciamo. Eh, di grande, di grande interesse e appunto io sono onorato di essere stato compagno di specialità del professor Loppiano che è uno dei massimi studiosi nell'ambito delle malattie neurologiche, in particolare del Parkinson. Mm. E, e quindi appunto prima, prima eh, ho fatto neurologia e poi ho, avevo dato un concorso in psichiatria che poi mi è piaciuta moltissimo e ho scelto poi di fare... Mm. Di fare lo psichiatra. E ecco, dicono lo faccia decisamente in maniera positiva. Era anche il, il io ho detto la conquista mm. del territorio perché, come mm. dicevi tu, era un, un momento di, di grande entusiasmo, diciamo, dei diciamo, servizi territoriali perché si chiudevano eh, diciamo, la, le triste vicende del, dell'ospedale psichiatrico, sempre con luci ombre perché in Italia, e faccio un accenno se vuoi. Mm. poi ci insegniamo anche adesso, io non c'ero allora, ma ci sono adesso sulla, sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. E come allora, purtroppo in Italia siamo sempre, come dire, un po' diciamo, superficiali, ecco, mm. superficiali, mm. allora, tu ti ricordi bene, sì, non c'erano, era. non eravamo pronti, non c'erano i reparti, no. non c'erano le strutture intermedie, e adesso eh, si ripete la cosa un pochettino più complessa ecco, eh, di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari che sicuramente eh, sono de de dei luoghi in particolare alcuni ecco, terribili. Però ecco, eh, il territorio eh, doveva essere pronto ecco, ad accogliere questi pazienti e a curarli. Nel, nel, nel frattempo difendere la collettività. Perché eh, eh. io ritengo questo è il mio punto di vista: che e ne parlavo con un collega che è il direttore del, dell'OPG dello di. Di Barcellona in Sicilia, che certamente il 90% possono essere tranquillamente accolti, diciamo nei percorsi territoriali, c'è un 5% di pazienti che hanno una pericolosità elevata mm. e quindi bisogna. Sì, curarli ma difendere la collettività mm, ecco, da questi pazienti. Ecco, O.P.G. E lo ricordiamo, ospedale, ospedale psichiatrico giudiziario, giudiziario. Che è stato, sono solo 5 in, sono 5 in Italia, Barcellona è uno dei, di, di questi più terribili, più terribili eh, sicuramente strutture antiquate, e, però eh, nello stesso tempo eh, diciamo, devono essere sviluppate delle strutture che si chiamano REMS, cioè mm -hmm. le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che però attualmente non ci sono ancora, mm -hmm. e quindi eh, questo aspetto è un, un aspetto problematico. Ecco, dovrebbero... ecco, per esempio, in Piemonte mi diceva eh, recentemente, proprio eh, l'assessore la, della sanità eh, che avrebbero individuato l'ospedale di Biella, che esatto. poteva essere. Eh, insomma, il, vecchio, il vecchio ospedale, il vecchio ospedale la, la, proprio sì. il repartino, il repartino come aspetto strutturale perché deve essere una, una parte certo. pubblica e poi eh, con legno la, 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 eh. una struttura pubblica del dottor Zanalda eh. Eh, che ecco. dovrebbe essere per queste situazioni diciamo, eh. di, di malati sicuramente ma che hanno diciamo, un livello di pericolosità elevato e quindi... Eh, supplisce la parte dell'ospedale psichiatrico giudiziario che dal, primo, da, dal mese di aprile diciamo, i, i magistrati mm. non possono più inviare, questi, utilizzare, questi, utilizzare ecco, esatto, abbiamo, per legge. Ecco, abbiamo citato proprio questo perché ci troviamo ad una svolta storica, certo eh, l'OPG riguarda meno persone in proporzione di quello che riguardava, le, mi permetto di dire migliaia di certo. ricoverati che avevamo, alla fine degli anni Ottanta, però sono due passaggi storici questi che ci vedono accomunati, il più giovane eh, psichiatra verso questa trasformazione ed io che mh, ho vissuto quella di eh, ormai eh, 35 anni fa. Hai detto bene Luigi, mm. bisogna fare una, una distinzione, mm. nel senso che allora erano migliaia. migliaia, adesso si parla di 700 pazienti in Italia. Eh. E si parla di una quarantina di pazienti in Piemonte. Ecco, poi eh. si parla perché giustamente anche i media fanno riferimento perché è una legge dello Stato, di, di, mm. na, di Napolitano. Quindi, eh, però si parla di una piccola parte. Ecco, di, sì. la maggior parte, lo dico sempre: i nostri pazienti sono vittime, non mm. sono autori di reato, sono vittime. Eh. E l'uomo normale, cosiddetto normale delinque, compie reati molto più del paziente psichiatrico. Mm. Questo è il mio punto di vista. Certo. Poi sicuramente c'è una è piccola parte, una picco anzi sono vittime i nostri pazienti. Sì. Eh, c'è una piccola parte che in effetti bisogna diciamo, curare e anche diciamo, proteggere ecco, la società da degli aspetti psicopatologici che possono diventare pericolosi. Oh, ecco, troppo facilmente in questo senso eh, viene. Come dire, etichettata una persona come malato di mente, magari non ben riconosciuto, non ben curato, non ben seguito, in qualche modo eh, si ha un'etichettatura negativa nei confronti del disturbo psichico. L'obiettivo abbiamo sempre avuto. Di queste nostre trasmissioni è stato anche quello, umilmente, di cercare di smontare un po', ove possibile, ed è possibile, questo stigma della malattia mentale. Perché è un, eh, è un pregiudizio ormai troppo antico? Perché una nazione moderna non lo eh, rielabori in maniera corretta, in maniera corretta. C'è mm. appunto, hai detto bene, c'è un, un pregiudizio e poi sarà anche la, la domanda che, che, che ti farò, mm. ecco, come insieme appunto possono fare eh, la psichiatria e la psicologia per dare una risposta alle malattie mentali che sono la prima causa di disabilità nel mondo occidentale. Un recente studio che anche eh, credo tu conosca, che è uscito adesso su 2000 teenagers, mm il 50% dei ragazzi ha un episodio depressivo tale da richiedere un intervento di tipo medico, 50%, depressione, eh. Eh? 50%. e il 30% delle ragazze, quindi no, come diciamo, i disturbi mentali, che, tra cui appunto la depressione, ecco, perché poi ci sono le, le malattie più gravi di cui avremo eh. anche occasione di parlare. questi non sono l'argomento eh, di stasera. Il problema, la il problema sono... è la depressione. Certo. Depressione e mm. metterei anche i disturbi d'ansia. E i ecco. disturbi d'ansia, ecco. mm. in cui il mondo occidentale mm. è, è Ecco la domanda: investito. sarebbe ecco. come si fa? No, <ride> insieme, ecco la psicologia esatto. clinica e la psichiatria, eh, per la storia che ha avuto la psicologia clinica, e quindi mm. ti indirizzo anche clinico e terapeutico mm. sui, no? eh, rispetto alla psicologia, ecco. Ma eh, domanda che ci vede sul campo e ci ha visto sul campo da sempre. Eh, sì, la psicologia può e deve intervenire, eh, diciamo in eh, integrazione alla psichiatria o eh, viceversa, nel senso se per caso lo scopre prima, voglio dire, lo psicologo se ne, ne percepisce l'esistenza di questi disturbi, sia depressione che disturbi d'ansia. Deve avere una diciamo, impostazione, deve esserci un percorso diagnostico-terapeutico validato, riconosciuto ed integrato con, innanzitutto, col medico di medicina generale, che è la finestra sulla realtà, come l'abbiamo abbia, sempre detto, e li rinviteremo per parlare di questi aspetti, ma certamente dobbiamo rivolgerci a loro per chiedere che nell'ambito di un percorso che viene ormai chiamato di cure primarie, siano loro a rendersi conto, a percepire e a segnalare questi elementi, sia di tipo ansioso che di tipo depressivo, prima, che, eh, prima, possibile, prima possibile. Cosa deve fare lo psicologo? Deve innanzitutto avere una metodologia che è quella del colloquio, dell'osservazione, è possibile informarsi anche da, dalla famiglia, eh, abbiamo visto nel recente, ma in non più tanto, caso comunque drammatico del pilota eh, dell'aereo eh, eh, che poi la famiglia insomma, ha trovato tutta una serie di elementi che facevano pensare a una depressione. Quella era sicuramente la depressione più grave, però voglio dire questo soggetto aveva comunque avuto delle, degli episodi. Quindi eh, deve saper fare una curata anamnesi, deve fare colloquio e deve, ove ritenga necessario, usare degli strumenti psicodiagnostici. L'Italia fece gravissimo errore negli anni Ottanta nel rinunciare all'approfondimento con gli strumenti psicodiagnostici, intendo i test, eh, siano essi di valutazione delle capacità cognitive che intervengono in queste patologie chiamiamole pure piccole, no? come una volta si diceva la piccola psichiatria, chiamiamole pure, non sono quelle gravi, gravissime certamente, ma sono ugualmente molto importanti, quindi utilizzare dei test, eh, questionari, Minnesota, che c'è la forma 2, questionari di valutazione per esempio della risposta, di aggressività, questionari proiettivi, quindi lo storico, che è sempre valido, test di Rorschach, per... Eh, valutare quali sono gli elementi o della situazione d'ansia o della situazione di depressione e, e poi devono ovviamente lavorare in sinergia assoluta con lo psichiatra che a quel punto eh, se necessario imposterà valutando il quadro generale un eventuale eh, intervento Intanto. psicofarmacologico. Accompagnato da una, da una psicoterapia, una psicoterapia che abbia le caratteristiche di eh, leggerezza, nel senso che non sia una cosa eh, di durata eterna nel tempo, perché tutto questo ovviamente 40 anni fa aveva un senso, oggi non più. Possediamo gli strumenti per, magari ne parleremo ancora nel, nel secondo tempo, perché questa è in fondo la domanda che guida un po' l'impostazione clinica della psicologia di oggi. Non volevo so aggiungere, hai, hai risposto molto bene, volevo aggiungere ancora una, una brevissima riflessione. Certamente questi, bisogna fare prevenzione, cioè bisogna arrivare prima. E siccome queste malattie, lo dico sempre con tutto il rispetto, diciamo, delle patologie involutive, non so, dell'Alzheimer, i, no, i pazienti, diciamo, i ragazzi, si ammalano a 15 anni, cioè quello studio è eh, eh, su una, il tinezio, una, cioè, ecco, il un. Campione. Quindi 15-22, ecco, pensate. Quindi, E lo dico: la seconda, terza causa di morte in adolescenza è il suicidio. Quindi diceva bene il professor Cassano, che è stato uno dei grandi della psichiatria, che. Due cose, diceva in, questo, in questo, un'intervista che ho fatto in questi giorni. Eh, uno, che il cervello si ammala, due, che, la che bisogna conoscere la psichiatria e la psicologia clinica, cioè, nel senso che bisogna riconoscere, bisogna che l'aspetto la so la, culturale, no? che quindi i medici di cioè l'aspetto la, professionale, ma anche la gente, questo, penso all'importanza anche di queste. Non, non è, non è una, no, no, e, devo, questo aspetto non è piageria però questo aspetto eh, informativo di questa, tua, tra, di questa tua trasmissione, di informare perché sono, sono malattie frequenti mh. sono dei disturbi frequenti non rari, io dico che il problema non è l'ebola, sono le malattie mentali con tutto il rispetto dell'ebola certo. cioè ci mancherebbe, però il problema sono le malattie mentali eh. che appunto, ripeto, sono diventate la seconda causa, di, la prima causa di disabilità nel mondo occidentale Ecco, ecco disabilità appunto, intendiamo proprio quello che abbiamo cercato di capire e continuiamo a cercare di capire nelle nostre trasmissioni, disabilità vuol dire non essere sufficientemente preparati per affrontare alcuni passaggi esistenziali il funzionamento, il funzionamento sociale e relazionale ecco, ecco. pensate a un ragazzo una ragazza che ha problemi di depressione che ha dei disturbi so, d'ansia di, 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 gravi ecco, ed è una cosa molto quindi mi rivolgo anche, ci rivolgiamo, certo. so, anche gli insegnanti, le famiglie, no? certo. avere ecco, più, att più attenzione. Io mi ricordo quando facevo il medico di famiglia, tante volte ecco, ci si fermava un po'. Adesso no, i miei famiglia ha fatto, eh, sono molto certo. sensibili, certo. però io mi ricordo allora, quando, ma 25 anni fa, uno si fermava lì. No? Non c'era un problema eh, fisico, quindi. Eh, automaticamente il paziente non aveva niente, invece sì. magari aveva, aveva un quadro aveva, di somatizzazione, certo. un, un equivalente depressivo, poi ne parleremo, esatto. ah, ma una, una esatto. depressione, ecco certo. poi. Poi ripeto, ci sono le malattie più gravi, ecco, ma eh, sì. noi ci, ci stiamo parlando dell'aspetto della depressione, e dell'ansia, che ripeto sono, es sono un problema di sanità pubblica. E stiamo proprio parlando sui giovani, il nostro futuro. Così come parliamo della scuola, così parliamo delle, delle materie di insegnamento dobbiamo, e parliamo eh, del, di dare il fluoro, di curare, di, di curare l'apparato eh, della masticazione, eccetera. Attenzione, dobbiamo veramente stare molto attenti alla psiche. Ci vediamo tra poco. Breve intervallo pubblicitario, vi aspetto per proseguire il discorso. Grazie. Grazie. Eccoci di nuovo insieme. Eh, Francesco Risso voleva con concludere ancora un po' il discorso, e facciamo prima, eh, prevenzione: sulla, so sì, no? sulla prevenzione, sofferenza, su eh, perché questi que giovani soffrono. Ecco. Cioè, mm. i giovani, il problema dell'adolescenza è che. È le, le, questi dati ultimi che mi, mi hanno colpito, ecco, di questo, ripeto, di questo studio australiano su 2000 teenagers, cioè 50% delle ragazze hanno un episodio depressivo, mm. importante, tale da richiedere un intervento, tipo medico, clinico, mm. psicoterapeuta, e il 30% dei ragazzi, quindi su una sofferenza psichica, e quindi noi, noi tutti, educatori, medici, psicologi, eh, Assistente. insegnanti familiari bisogna ecco, essere stare attenti ecco, come dicevi tu c'è un problema di tipo fisico però c'è eh, epidemiologicamente ecco, il rischio che ci sia un problema psichico nei giovani ecco, mm. che, va, mm. che va affrontato in maniera precoce questo è un po' il rischio che, ecco la precocità noi, però è un concetto che facciamo un po' fatica a capire no? è un po' la storia del ci vacciniamo o non ci vacciniamo? Eh, Prima prendiamo... bisogna riconoscerlo però, no Luigi? Ecco, bisogna riconoscerlo, eh, eh, e, quindi, ecco, allora, riconoscerlo eh, eh. e quindi riconoscere questa sofferenza e quindi eh, mm. affrontarla, affrontarla mm. appunto, parlarne, ecco, no? quello che dicevi tu un po' il rischio del pregiudizio, ecco, il pregiudizio sì. non se ne parla, no? C'è una sorta di, mm. di omertà, ecco, invece bisogna parlarne, eh. mm. poi... poi eh, purtroppo si, si, parlano, si, ma, si parlano i fatti dei giornali, ecco, di, anche di quella ragazza che un mese fa si, si è uccisa da, 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 buttandosi in questa studentessa di filosofia del, del, eh, che frequentava l'Università della Filosofia a Torino. Ecco. Ecco, eh, eh, questo mh, concetto di prevenzione per la, per la psiche, eh, forse dovremmo precisarlo meglio. Ehm, Intanto dovremmo liberarci un po', lo ripetiamo, da questo condizionamento eh, paradossale per cui chi non sta bene a livello psicologico deve essere nascosto. No? Un po' come eh, se eh, rifiutassimo eh, di avere, non lo so, il raffreddore o, o, o non so, la. E quello che dicevamo che è l'aspetto culturale, esatto. no? culturale. culturale è un questo. aspetto culturale questo, bisogna finirla di avere paura. E affrontare a viso aperto questi disturbi. Certo. Che sono, dicevamo certo. prima. No? Altamente disfunzionali che alterano il funzionamento sociale di questi ragazzi, ecco, non solo dei ragazzi eh, perché ci si ammala poi a 25, 30, 35, 40 anni, Cin ecco, quindi il purtroppo è che, i disturbi psichici eh, colpiscono, mh. diciamo, tutta la popolazione, i certo. giovani in particolare, ma eh, anche, diciamo, anche gli anziani ci mancherebbe. Certo, anche. però eh, un conto è avere davanti. Eh, Decine e decine di anni di vita esatto. e magari poter intervenire quando il disturbo non è ancora così evidente eh, dal punto di vista esatto, del. cristallizzato o cristallizzato. Certo. Ecco, cosa deve fare in questo caso lo psicologo? In esatto, sostanza deve essere di supporto. La domanda, è che essere... volevo farti. <ride> Insieme, insieme all'aspetto all'intervento medico. Ecco, eh, cioè, sì. di fatto eh, la, la prima valutazione è quella dei genitori, mm, su questo non c'è ombra di dubbio, devono essere più attenti e eh, devono rendersi conto di quali sono i, seg i, i, i segnali. Allora, noi proveremo a dare alcuni di questi segnali, eh, nelle prossime trasmissioni faremo proprio qualcosa dedicato. Eh, di dedicato a questo. Eh, però, insomma, qualche segnale possiamo già anticiparlo: il fatto che eh, parlino di meno, il fatto che eh, mangino di meno, il fatto che non frequentino più eh, il gruppo che magari frequentavano, il fatto che stiano troppo tempo a dialogare con uno strumento tipo il tablet piuttosto che il computer, non sono segnali che vanno trascurati. I medici di medicina generale sono, lo ripetiamo, attrezzati per percepire queste situazioni e l'accesso la, eh, diciamo, alla figura dello psicologo che forse è meno traumatizzante certo. inizialmente di quella certo. dello psichiatra lo diciamo coscienti che anche questo è un problema culturale, è un problema, appunto, eh, un problema anche culturale. assolutamente <ride> perché è come dovrebbe sì. diventare sognando a colori come si no. va appunto dal Chirurgo o dal cardiologo, così si va dallo psicologo, clinico e dallo psichiatra. psichiatra ecco, esatto. Questo certo. sono, è un problema medico, è un problema certo. psicologico, certo. No? di sofferenza, no? di sofferenza. Uh -huh. e quindi di un disturbo che ha una ricaduta, ripeto, sul, sul funzionamento. Certo. Pensate a questi ragazzi che non vanno più a scuola, uh -huh. che hanno difficoltà nell'interazione sociale, che, che perdono il piacere della vita, il, 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 hanno dei, dei, dei vissuti di incapacità, di inadeguatezza, si chiudono. Si chiudono, no? Si chiudono anche, come dicevi tu, magari con questo comportamento così di dipendenza quasi, no? dai, dai mezzi di comunicazione, però questo deve essere un sintomo, ecco, un, un, un campanello d'allarme, ecco, Esattamente sono... come campanello d'allarme mi viene in mente e eh, sono i furuncoli del, diciamo, legati alla trasformazione adolescenziale. Cioè, vorremmo proprio cercare di... Eh, Esprimere ecco, la necessità di considerare la psiche uno dei, diciamo, degli organi importanti del corpo. Non dico il più importante perché saremmo tentati di dirlo, ma importanti come il cuore, come, come l'apparato digerente, come le malformazioni della schiena, non so. cioè, eh, ci stupiamo ancora noi due. Io da più di 40 anni e tu ormai da 25, eh, 25, 25 anni, 25, eh, della fatica con cui eh, alcuni genitori eh, ci contattano e il tempo che trascorre quando li eh, colloquiamo, quando li abbiamo davanti, tra la manifestazione di, della situazione di cui ci vengono a parlare e il momento in cui li vediamo. E anche in quel momento eh, c'è moltissima paura a dire: sa, noi vorremmo che si venisse a sapere, sa, lo psicologo è una cosa, per carità, lo psichiatra, eccetera. Ecco, allora, voglio dire: intanto <coughs> eh, è una, una necessità questa. Eh, poi eh, rivolgo a, a dottorino una domanda. ma eh, e' Oggettiva questa paura che le persone hanno, non solo i genitori, ma in generale, eh, ma poi se prendiamo qualcosa, se prendiamo delle medicine, poi guai bisogna prendere tutta la vita e poi eh, bruciano il cervello, queste cose qui. Cioè possiamo dire la parola fine a questa leggenda. <ride> eh, ma fa parte, come dicevi tu, del pregiudizio. Eh, eh. Però, cioè, è fantasia il pregiudizio, certamente come dicevi tu, ecco, eh, siccome è un continuum. No? È un continuo questo aspetti di sintomatologia che poi diventa, come dicevi, clinica, eh? e quindi bisogna arrivare prima. È chiaro che all'inizio, questa sofferenza io mi rivolgo soprattutto al discorso degli adolescenti. È chiaro che in adolescenza eh, c'è un aspetto relazionale, no? e quindi un intervento di tipo psicologico, psicoterapeutico, sicuramente è indicato in prima battuta. Ecco, ci sono situazioni diciamo più gravi, più gravi che hanno, necessitano anche di un intervento medico che è un intervento salvavita, nel senso che appunto eh, io dico sempre che la depressione non fa venire la febbre, ma purtroppo fa venire il fatto che uno perde il, il piacere della vita e quindi pensa che la vita non abbia più significato eh. e quindi rischia di interromperla. Certo, ecco, io questo, è, e, questo ripeto, è... è la seconda causa di morte in adolescenza, il suicidio, ecco, Quindi bisogna parlarne di queste cose, ecco, quindi questa, questa occasione di questa eh, tua così, eh, idea, ecco, di parlare del, del cervello, ecco, e della psiche è sicuramente una cosa che va diciamo, contro il pregiudizio. Ecco, esatto. che il nostro obiettivo su queste, è su combattere disturbi. questo pregiudizio. Precisavo che dal punto di vista psicologico il piacere della vita è qualcosa di ben preciso per la psiche, corrisponde al concetto di benessere, corrisponde al concetto di adattamento. Quindi non è una cosa eccezionale il piacere della vita, il piacere della vita è qualcosa di naturale e lo stare bene con se stessi non vuol dire essere felici in assoluto, vuol dire riuscire a trovare all'interno del proprio quadro esistenziale gli elementi per potersi considerare nella norma, cioè stare abbastanza bene. Ripeto, il problema qui non è la felicità assoluta o la tristezza assoluta, è proprio questa, eh, diciamo, armonia esistenziale. Con chi si parla di queste cose qui? Ma con i genitori innanzitutto, con i fratelli e le sorelle, con gli amici e le amiche, che devono anche essere sensibili a queste modalità, non possono essere e eh, transitare nell'esistenza di ognuno di noi solo per stare in compagnia, ma devono essere degli strumenti di confronto anche. Volevo ancora dire una cosa Luigi, sì. eh, so che tu ne parlerai in, in una trasmissione apposta, cosa succede poi in adolescenza? Che si eh, usano le sostanze per medicalizzare questo disagio, per eh, come dire, affrontare no? questa ansia e con che certo. cosa? Con, con le droghe, con i superalcolici, con, certo. con l'alcol, ecco. O Beh, con questo, la miscellanea tra e l'utilizzo ecco, ecco anche di queste droghe sintetiche che adesso purtroppo eh, girano anche su internet, ecco e quindi. Eh, questa angoscia eh, viene, il tentativo è proprio di, di eh, mitigarla, ecco, con l'uso delle sostanze, mm. quindi con l'insorgenza poi, con poi di, di questa comorbidità grave per uso di sostanze a cui esatto. tu dedicherai faremo una faremo una, una puntata una proprio puntata. sulle dipendenze, eh, però avremo anche la possibilità di parlare forse al telefono solo, eh, però eh, con uno dei grandi esperti di, queste, di questo campo, ci eh, dirà che ci sono decine e decine e decine di nuove sostanze di cui non conosciamo neanche bene il nome e che non sono rilevabili, tra l'altro, perché non ci sono, non si conoscono i metaboliti che poi sono quelli che, e quindi, sono sostanze drammaticamente pericolose, soprattutto per l'equilibrio psichico, perché quello che Ripeteremo allora, anticipiamo oggi che le sostanze sono tutte molto pericolose per la nostra, il nostro sviluppo psichico perché sono tutte in grado di farci sballare, quindi di, di mettere in difficoltà l'armonia di tutta la nostra organizzazione mentale. Questo Assolutamente, è, se, è, posso, certo. se posso, certo. appunto. Eh, Certamente l'alcol, l'alcol in primis, eh, l'alcol terribile per. per ecco, questo lo dico anche da neurologo, da parte di, sul sistema nervoso. Ecco, l'alcol entra no, nei, nei neuroni eh, come, come un fiume in piena. Ecco, e, e conosciamo bene tutti i danni sia di tipo neurologico sia di tipo psichico, perché sì. l'alcol causa, aumenta ansia ed è un depressogeno per il sistema nervoso, quindi è un depressivo. Per il poi eh, può sintetizzare delle crisi epilettiche, può esso perché fa una serie di danni incredibili, l'alcol, e poi, eh, poi ci sono le sostanze, per esempio il discorso della, delle, dei cannabinoidi, che adesso utilizzano ad usaggi elevati, molto il THC che una volta era ridotto, adesso è molto elevato in questi, diciamo, eh, l'utilizzo ecco, del, del tetraido cannabinolo, che ad alte dosi ha degli effetti eh, psicotizzanti, quindi ad alte dosi causa dei danni cerebrali, quindi danni al, agli aspetti soprattutto anche della memoria, ma slaten può slatentizzare, può slatentizzare sì, problemi di tipo psichiatrico grave quando c'è una vulnerabilità, ah, certo. ecco, c'è una vulnerabilità di base, l'uso delle sostanze slatentizza dei, delle malattie psichiatriche gravi quindi insomma, un esordio psicotico, ecco, mm. eh, che senza sostanze eh, forse non sarebbe, eh, diciamo, non avrebbe avuto una, una, una manifestazione clinica, ecco, quindi le droghe sono terrificanti, terrificanti sulla, sul, eh, sul sistema so nervoso, sul cervello e quindi sulla psiche. Mm. Ecco, forse ci sono stati dei periodi in cui, eh, nella, nella no cioè in Occidente... Eh, cioè viene fatto girare a livello mediatico il messaggio, ma no, ma insomma non tutte sono così gravi, non tutte qui leggere, pesanti, meno pesanti, eh, noi come ci poniamo? Noi psicologi ci poniamo in una dimensione fortemente critica rispetto a tutto questo, perché il concetto di vulnerabilità che tu hai citato ci coinvolge moltissimo, nel senso che le persone vulnerabili sono veramente, Molte, troppe, per cui non so cosa ne pensi. Assolutamente, troppo. ripeto: eh, l'aspetto diciamo, dei, numeri, dei numeri della sofferenza psichica in adolescenza è diciamo, quello che dicevamo Pratico. prima. Le droghe, le droghe, in particolare ripeto l'alcol, eh, perché è la droga maggiore e che a mio parere fa i danni peggiori. peggiori eh, e su questo bisogna, bisogna avere la massima attenzione. Mm. No? insomma mi rivolgo chiaramente sono diciamo, genitori tutti eh, alle famiglie, agli insegnanti ecco no? eh, è anche un aspetto culturale perché l'alcol è, è una droga diciamo tra virgolette legale e quindi eh, anche questo controllo che deve esserci sul fatto di somministrare l'alcol ai minori adesso qualche volta si riesce ecco, a, anche a contenere a, contenere, a, diciamo, a come dire, sanzionare, diciamo, i, i locali che danno l'alcol ai minori. Ecco, eh, una delle cose peggiori che puoi fare è che un minore eh, possa, diciamo, accedere all'alcol. Ecco. Certo, in un perché, periodo di sviluppo del, del, del cervello, ecco, certo. dovrebbe essere lontano. L'ultima cosa da fare, e eh, io lo dico sempre mm. ai, ai ragazzi e ai genitori, è ecco. stare lontano dalle sostanze, in primis l'alcol. Mm. Stare lontano. Ecco, perché oltre al resto, hanno, come dicevi giustamente tu, hanno questa funzione disinibente, eh, sembrano favorire la relazione, eh, sembrano dare un po' più coraggio al, al giovane adolescente che vuole avvicinare la ragazza dei suoi sogni. Esatto, eh, esatto, in un festa, momento ecco. in cui c'è una sofferenza psichica eh, certo, no? certo. pervasiva nel mondo dell'adolescenza, ecco io. So, eh, che è diversa da una volta, una volta era più voluttuaria, adesso è proprio di, quasi di, di contenimento di questa angoscia. Ecco, angoscia che, come dici tu, è un'angoscia poi relazionale, no? e poi, appunto, che viene adesso mediata eh, in maniera disfunzionale dal, dall'utilizzo del, del, dei mezzi diciamo, eh, di comunicazione mediatica, ecco, eh, l'internet. Eh, quindi per carità, cose straordinarie, eh? cose, ripeto, straordinarie, Facebook, eccetera. Sì, ecco, tutto, però tutto straordinario, ma... Mi io... vie, ecco, mi viene da pensare che ci sia comunque una difficoltà, nella, questo puoi dirlo bene tu, potrebbe sì. essere una domanda, invece, un aspetto, una difficoltà, una disfunzione relazionale, no? eh, sì. che può essere appunto il sintomo di una sofferenza. Eh, se poi l'adolescente si mette l'alcol, come dicevi tu, per cercare, eh, capiteva dei sì. disastri. Ecco, sì, eh, eh, la domanda è eh, molto pertinente perché una delle richieste che oggi viene fatta alla psicologia è proprio quella di essere una sentinella nei confronti del, eh, non solo del disagio psicologico, termine ormai consumato, obsoleto, non è un problema di disagio, è un problema di vera e propria sofferenza. sofferenza. Allora, la sofferenza è qualcosa che deve essere eh, individuato come? Spiegandolo, cioè il genitore deve Parlando, spiegarlo, certo. parlarne, il genitore deve essere attento e capire il momento in cui è necessario parlare di sofferenza. Il tu sei a disagio non serve, scusate, ma gli psicologi continuano a, imp a impuntarsi su questo termine, ripeto, obsoleto, Absolete, eh, non, non fanno niente di utile. Eh, e, la, e la sofferenza è quella che dobbiamo cogliere e dobbiamo essere preparati ai sintomi della sofferenza, che sono alcuni, che <coughs> sono una, eh, una difficoltà, quindi una vera e propria difficoltà nel pensare, nell'agire, nel mangiare, nel dormire, nel sentirsi a proprio agio nei confronti degli altri e anche nell'avere un ritmo adeguato di studio, per esempio. Questo è molto, è molto giusto che lo stai dicendo, per esempio gli aspetti cognitivi, no? Ecco, quindi la depressione, no? Magari non, non ha anche quel discorso degli equivalenti, la depressione colpisce gli aspetti cognitivi, no? Certo. E quindi... Certo. La vedi un ragazzo che è stanco, che ha un'astenia, che ha una bulia, accendere la lampadina, Vuol eh, eh, dire questa, magari che è un psicica. sintomo di, una, di una, eh. sofferenza eh. una sofferenza mentale. Allora dobbiamo vicenda. andare a cercarla, dobbiamo eh, stimolare il medico di medicina generale a approfondire il discorso e non aver paura magari di suggerire eh, il dialogo, il colloquio con uno psicologo che deve avere, come chiedevi tu prima, che tipo di formazione? Una formazione clinica. Quindi eh, eh, avremo qui ospite in una delle prossime puntate il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte e, e riprenderemo questo discorso. Cioè la formazione degli psicologi deve essere una formazione per coloro che vogliono occuparsi di clinica, ovviamente, certo. quelli che vogliono occuparsi di lavoro. Ci però, voglio dire, deve essere una formazione clinica. E cos'è la clinica? È una cosa che abbiamo in comune con i colleghi medici, cioè è il riconoscimento dei sintomi esatto. e il rapporto tra sintomo e malattia. Che c'è o non c'è, esatto. c'è in parte, eh, non tutto, però è questo, è giusto? Assolutamente. Il concetto di clinica che dobbiamo avere in comune, allora sì possiamo parlare, cioè possiamo dialogare del paziente, possiamo impostare un corretto percorso di diagnosi, terapia psicologica, terapia farmacologica ove necessaria, per quanto tempo necessaria, no? certo. e poi ritornare o stabilizzare il discorso a livello di psicoterapia, cioè terapia con le parole o con l'analisi e l'elaborazione del comportamento. Per questo è la psicoterapia. Sganciamoci dal concetto delle psicoterapie <coughs> che sono eh, quelle di tipo psicoanalitico più classiche, che durano anni. Certo che ci sono, ove necessarie, ci sono e funzionano, ma in questi casi eh, possiamo utilizzare interventi che sono meno estesi nel tempo e più integrati con le dinamiche cognitivo trattino comportamentale ecco. mm. volevo, no, sono d'accordo con te, volevo, volevo farti a questo proposito una, una, ancora una mm. domanda e, rimarcando l'importanza di parlare con i figli eh, insomma, mi rivolgo ai genitori a parlare con i figli a eh, certe volte questo aspetto anche del, del, per carità straordinario del, del, della possibilità di essere connessi eh, col mondo virtuale è una grande opportunità però rischia poi di dire che poi non, non ti parli più con i figli, ecco e quindi questo è in famiglia è l'aspetto fondamentale e, e, sono, e, 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 sono, sempre, sono sempre collegati e come fai a parlarci? Poi come dicevi, ecco ehm, quello che volevo chiedere è questo eh, si parla della nella riforma diciamo nella, nella, della, della sanità pubblica di eh, appunto, creare questa aggregazione di medici di famiglia io vedrei molto bene lì no, insieme agli specialisti in questa aggregazione di medici di famiglia, lo psichiatra ma lo psicologo assolutamente sì con i medici di famiglia con certo. questi 10 15 medici certo. quanto certo. se ne parla anche qui da 10 sì. anni e tutti ne parlano mm. poi cambia la sigla no? CAP adesso si chiamano UCCP eh, vabbè. comunque Importante queste aggregazioni di medici mm. di famiglia certo. e perché no anzi Psicologi. perché sì perché no? sì fondamentale sì, questa una... quest antenna eh, su ripeto dei disturbi che sono Frequenti. 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 frequenti, troppo, frequenti. troppo sì. frequenti. In effetti, uno dei percorsi diagnostico-terapeutici accreditati per la psicologia è proprio quello delle cure primarie, cioè le cure che prevedono una valutazione. È accurata e molto precoce quindi a, a contatto proprio con la visita del medico di medicina generale con uno psicologo clinico, clinico opportunamente formato, formato per individuare quelle difficoltà quelle sofferenze quei sintomi confrontarle, confrontarli con la valutazione del medico di medicina generale e stabilire rapidamente un intervento che può essere come dicevo o di eh, psicoterapia, quindi terapia della psiche basata eh, non, per, non su, su farmaci o comunque no. su farmaci magari di tipo più lieve, con percorsi più lievi, e di psicoterapia che riescano anche a tenere la persona in osservazione, perché la fondamentale, fondamentale di questa, questa realtà è tenere in osservazione la persona cioè fare in modo che non si perda, cioè che non scappi di nuovo, che non sfugga, perché più sfugge più sarà difficile riportarlo in ambiente specialistico per affrontare il suo disagio. Questo secondo me è una, sì. una funzione fondamentale, quello dello sì. psicologo clinico, sì. che ripeto non dovrebbe esserci, però un po' di pregiudizio c'è ancora, che può essere proprio l'aggancio tra... La, pedi la pediatria di base, certo. perché poi se ne occupa ancora i pediatri. Esatto. La pediatria di base, i medici, medici di famiglia, no. in modo da, da appunto fare un intervento tipo preventivo, di tipo clinico. Di tipo clinico. clinico. Che vuol quando, dire... quando necessario. Quando no, necessario. Però avere, avere la competenza certo. sia certo. psicologica, sia certo. clinica, di individuare insieme al medico di famiglia no. il percorso. Il percorso. E per concludere, non dimenticando. Il, diciamo, la coterapeuticità dei genitori, cioè ah, del certo. contesto familiare, sì. perché non dimentichiamoci che i primi terapeuti delle sofferenze dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, sono i genitori. Sono i genitori che devono entrare anche loro in un percorso, ci sono questi percorsi, sono percorsi che possono anche essere integrati da situazioni di mutuo autoaiuto, cioè in cui più genitori si trovano per condividere e finalmente parlare dei problemi che vivono. Poi puoi, puoi dirlo anche bene tu Luigi, il fatto di avere, il, perché il medico di famiglia, lo ricordo, ha l'accesso alla famiglia. Cioè, certo. riconosce magari il certo. papà, la mamma, ecco. E quindi, secondo me, ecco, questo aspetto io lo vedrei bene nella riforma sanitaria, adesso non so se da te se è prevista. Eh, certo. Ma mi dice di sì, ecco, dovrebbe sì. essere implementata. Certo, le pure implementata, sono implementata dalla figura clinica, dal psicologo clinico, a mio parere. certo, eh. quindi la psichiatria, non solo in questa puntata che si sta concludendo. penso no, no psichiatria adesso <coughs> anche poi il rapporto, Do... magari di secondo livello, con la neuropsichiatria infantile, certo, no? con i colleghi che si occupano insieme certamente. a noi. No? Exatamente. Eh, abbiamo ecco. già avuti però, i nostri ospiti, abbiamo già con loro fatto questo discorso. Ecco, quindi non solo non abbiamo eh, litigato, non abbiamo <ride> preso male parole, e quindi il nostro regista Mariano è inter intervenuto solo per dirci che stiamo sforando, sforando. ma chiudiamo, ma eh, eh, lavoriamo in grande integrazione e questo dovrebbe anche contribuire a sciogliere questa mitologia un po' paradossale, permettetemi, un po' ridicola, eh, nel 2015, sì, di, medie... di difficoltà nell'accettare... Medievale, quando... Luigi. Eh? Per il tema è medievale. Eh, sì, medievale. Sì, no, medievale, medievale, ecco, medievale, ecco, cioè medievale. affrontare a viso aperto. Medievale. E, e Quello anche... che è un problema delle società occidentali, cioè i disturbi mentali. Certo. certo. A viso aperto. Certo. E anche questa integrazione che avete visto esiste e dovrà esistere sempre di più, perché ci sono eccezioni. Non tutti, io dico sempre: non tutti gli psichiatri sono illuminati come Francesco Risso. No, no. però voglio dire che questo è il futuro, comunque: quello di, una, di valutare la situazione a livello psicologico, clinico, e se necessario ovviamente certo, col supporto medico di medicina generale certo. e dello psichiatra o dello, cioè, certo. dello specialista quando è necessario. Grazie per essere stati con noi, grazie, grazie a Francesco Risso eh, che grazie. con noi, a me fa sempre, molto piacere perché lo conosco da quando era ragazzino e storicamente abbiamo toccato due elementi. Abbiamo, io all'inizio della mia professione ho chiuso. Cioè ho chiuso e c'ero quando hanno chiuso i manicomi, adesso stiamo chiudendo l'altro aspetto ancora manicomiale degli OPG. Grazie, buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi ancora. Buonasera.